Che è sta musichetta? Vabbè, ciao a tutti, sono live. Bentornati, bentornati alla birra col GM, dove si chiacchiera di un argomento correlato al gioco di ruolo, mentre si beve qualcosa di buono, possibilmente d'alcolico. In quanto alla birra, questo giro ci troviamo con la classica e leggerissima bionda del nord, una lager della Lapinculta, ed il bellissimo argomento che tratteremo sarà... Beh, mi sa che ho il writer's block, detto anche il blocco dello scrittore, quel terribile buco nero che risucchia qualsiasi idea e non si lascia scappare nemmeno più un barlume di immaginazione, quella cosa che affligge poi qualsiasi raccontastorie nella sua carriera ad un certo punto, per qualche motivo, che sia un contesto di scrittura da autore più tradizionale, oppure nella stesura e di azione di avventure, nel caso nostro un editoriale birroso. Dunque, per sbloccarci produciamo un episodio di Birra col GM sul writer's block, no? Geniale! Ebbene, per risolvere il writer's block bisogna semplicemente... bisogna fare il writer's block... questo va ad illustrare il suddetto blocco dello scrittore. Non ti viene proprio niente. Lo abbiamo già accennato in passato, ma il tema è comunque un po' diverso da quello già affrontato in Birra col GM 3, Creare avventure, dove ci si disquisiva piuttosto sulle ispirazioni. No, qui il problema è proprio un blocco, tipo coitus interruptus, passatemi l'esempio. Questo blocco può avere le più variegate ragioni, magari una situazione di vita distraente, e da allora non posso elargire consigli, oltre al risolvete per l'amore degli dèi. Ma può essere anche pure semplice assuefazione dal sistema di gioco, dal setting o dalla trama corrente, forse dai personaggi, ma magari anche dai giocatori di questi stessi, che riescono, a volte letteralmente proprio, ad uccidere qualsiasi spunto, È un buon modo di risolvere è passare il testimone narrativo ed arbitrio a qualcun altro nel gruppo con del carburante immaginativo da bruciare rimasto, perché non è sempre ovvio marionettare le forze oscure della terra di mezzo o gli antagonisti sui loro incrociatori stellari nella space opera. Il tutto sorprendendo continuamente con plot twist, commenti sociali intelligenti e significati filosofici intrecciati tra le righe. Sti cazzi. A questo punto, semplicemente tornare ai giocatori per qualche sessione o avventure e restringere il focus del proprio punto di vista all'orizzonte limitato di un singolo personaggio, come ne parliamo in Birra col GM 4, sia giocatori che master. Beh, questo può aiutare a tornare a rimmaginare e visualizzare le trame più vaste. Questa volta, anche per ispirarmi, ho chiesto all'ottima gente di Brigata GDR, che siete poi voi, di svelarmi i propri trucchi per sbloccarsi. Questo sia ad opera avviata, ma pure quando ci sono delle difficoltà nel avviarsi di principio, in ordine di repli, Andrea va in biblioteca, bellissimo posto, sempre meno frequentato, incluso il sottoscritto. Lui prende dalla sezione narrativa tre libri ed apre altrettanti paragrafi a caso e parte da lì con il seme della narrativa dell'avventura. Alfredo sistema usando la logica e semplicemente andando avanti ad oltranza di causa ed effetto. Poi lui è sicuro si intreccerà qualcosa di interessante. Luca e Yuri si fanno un giro nel centro storico delle proprie città, dove dicono che
aspettano in genere spunti sui generi, dal fantasy al cyberpunk. Eugenio ci svela, dal suo punto di vista giornalistico, che a volte bisogna prendere un po' di distanza, staccare per ritornare con occhi e mente fresca e scrivere senza troppe preoccupazioni. Qualsiasi cosa che esca bene o male, al limite ci si riprova. Marco, si butta su libri e films, senza alcuna ambizione di estrarre forzatamente delle idee per scrivere. Che ci pensa il subconscio a tornare nel vibe? Andrea, un altro Andrea, molti Andrea e molti Luca, si aggira nei musei e si muove tra cenni storici. Questi lo muovono di loro volta e così si smuove l'immaginazione. Eric e Claudio restringono parecchio la preparazione, magari limitandosi ad un intro avvincente, e scaricano poi l'onere della trama sulle azioni dei personaggi. Antonio, ultimo ma certo non di meno, preferisce cambiare interamente le carte in tavola quando si blocca, tirando fuori i giochi nello stile di PBTA, Powered by the Apocalypse, dove il GM, almeno nel caso più ideale, non deve preparare o scrivere proprio nulla in anticipo. Io non ci riesco, io devo sempre scrivere qualcosa anche per i PBTA, e dunque è un perfetto modo per sbloccare il writer's block. E questi sono gli svariati metodi che mi avete svelato, e che adesso, come il cafferino che mi faccio dopo la birretta, farò per collare un po'. Chissà, forse qualcosa mi aiuta. Lo scopriremo ben presto su questo canale. Fino ad allora ringrazio di cuore dell'ascolto e della partecipazione anche su Brigata GDR. Statemi benissimo e alla prossima.